sua è una vittoria personale ed è la vittoria di un modello di governo che è quello di questo territorio. C'è una tradizione storica di buon governo in Emilia-Romagna. Noi abbiamo cercato in questi anni di introdurre un po' di innovazione perché abbiamo attraversato la crisi più pesante del dopoguerra, che anche qui, dove il lavoro era una certezza, lo è stato per 30-40 anni, la disoccupazione era triplicata. Io trovai la disoccupazione al 9% appena diventai presidente 5 anni fa. L'abbiamo quasi dimezzata. Certamente abbiamo dimostrato due cose. La prima, che si può governare senza litigare in una coalizione, cosa inedita in questo paese del centro-sinistra. La seconda, che i cittadini apprezzano se gli proponi qualcosa che ha a che fare col loro futuro. Io credo che se la Lega, mi permetto, ha fatto un errore, è quello di parlare solo di altro, non dell'Emilia-Romagna. Lei si è fatto una campagna elettorale tutta da solo, comunque senza simbolo del PD e tenendo in qualche modo a distanza il Partito Nazionale. Questo è stato determinante per questa vittoria? No, io ho avuto qui i leader nazionali a partire da Zingaretti, però dissi che non volevo la spettacolarizzazione romana in Emilia-Romagna. Io qui volevo personalità, uomini di governo o di partito che venissero se avevano qualcosa da dire sull'Emilia-Romagna e da risolvere per l'Emilia-Romagna, perché la faccia era la mia e io non credo che gli elettori abbiano molto apprezzato che la scelta di Lucia Borgonzoni, che poi lei sia stata candidata e completamente sostituita da qualcun altro che calava da Roma. Io lo dissi il 27 gennaio, qui rimarremo io o lei, Salvini tornerà da dove è venuto e non lo vedremo mai più fino alla prossima campagna elettorale. Secondo me questo gli elettori l'hanno capito, perché c'è tanto voto disgiunto e c'è anche tanto voto personale al sottoscritto. Con Zingaretti a Bologna lei però si è lamentato della litigiosità del governo nazionale, no? E anche di alcune scelte che comunque l'hanno messa in seria difficoltà in campagna elettorale. Oggi che ha vinto, c'è qualcosa che vuole dire al suo partito? No, io dico ai partiti che sostengono la coalizione di essere meno litigiosi. Sulla plastic tax ho protestato, educatamente ma duramente, e infatti da quel 1,1 miliardi di entrate che doveva essere è stata ridotta a poco più di 100 milioni. Siccome mancano ancora 6 mesi, io mi augurerei persino che potesse essere completamente rimossa in quella direzione, non nella direzione del plastic free, perché entra in vigore la direttiva europea, è giusta, però qui dove c'era la filiera del packaging più importante d'Italia con il 60% e oltre il volume economico, era doveroso che io difendessi il mio territorio. Quindi non ci sono dei sassolini dalla scarpa che si vuole togliere rispetto al partito? No, voglio solo togliermi le scarpe per andare a letto. Senta, quanto hanno contato invece le altre liste che la sostenevano? Tanto. Tutti hanno contribuito, ogni voto è stato utile. Salvini invece ha trasformato questa partita in qualche modo in una partita per la sua leadership nazionale. Lui ha voluto utilizzare l'Emilia-Romagna e questo voto per ambizioni altre, legittimo, però non molto rispettoso degli emiliano-romagnoli. Ah beh, se la mette sul piano Bonaccini-Salvini, ha vinto Bonaccini, Salvini ha perso. E il governo nazionale come ne esce? Il governo proseguirà la sua azione, speriamo, con più serenità. Nonostante l'indebolimento però di 5 Stelle, perché quello peserà a livello nazionale. 5 Stelle hanno fatto una scelta, a mio parere, io glielo dissi, incomprensibile, cioè hanno scommesso su un'alleanza in Umbria dove venivamo da un governo che era dovuto interrompere la propria avventura, quindi con problemi seri. A non nemmeno sedersi a tavola con me per discutere di programma. Tanti di loro hanno fatto, a mio parere, il voto disgiunto, perché hanno fatto anche appello, consiglieri regionali in carica che hanno fatto appello al voto disgiunto. Zingaretti aveva detto dopo le elezioni si cambia tutto. Se oggi avremo un PD nuovo sarà anche grazie a lei. Io so che serve un PD più largo, più aperto, che abbia un'identità più precisa di oggi. A noi serve un partito i cui dirigenti, quando entrano in un bar, sanno ascoltare e sanno rispondere a quelli che ci sono dentro.